thank you Volevo parlarvi di un oggettino un po' speciale. Um, chi mi segue da un po' sa che io ho già avuto um, una uh, piacevole occasione di uh, collaborare con il sito di Urra Eroi lo scorso anno, o meglio, all'inizio di quest'anno, perché a San Valentino sembra passato un secolo. E, um, e niente, co collaboro con loro anche uh, per Natale. UREROI è un sito uh, di libri personalizzati per bambini e per famiglie, ormai perché hanno aumentato. Durante quest'anno hanno proprio aumentato e diversificato le tipologie di libri che si possono personalizzare e, e sono dei libri veramente molto carini. Io oggi vi presento il libro natalizio, vi rimando al video che ho fatto ehm, appunto all'inizio dell'anno eh, in cui vi mostravo i due libri. I primi due libri uh, che eh, mi sono stati mandati ve li mostro velocemente, ma appunto vi lascio poi nelle schede il, um, il link a questi, insomma, al video completo per avere uh, notizie più appunto più complete riguardo questi libri um, io ho uh, ricevuto i libri potendo scegliere una scatola regalo quindi potete scegliere la scatola regalo ce ne sono di diversi tipi di diverse tipologie ehm, anche su diversi argomenti per esempio quella mh, apposta per il compleanno io ho scelto quella delle avventure ho scelto quella della um, di Dire una scatola che arriva da un paese lontano, insomma, ci sono varie tipologie. Poi c'è quella appunto di Natale che vi mostro tra un po'. Allora, ehm, io eh, avevo preso il libro eh, personalizzato per due fratelli. Di lì a poco hanno creato anche la possibilità di personalizzare con un numero maggiore di fratelli, quindi con tre non mi ricordo anche se esista anche per quattro fratelli, ma per tre fratelli, sicuramente. E appunto, io ho scelto il libro delle avventure di Eleonora e Tommaso, potete personalizzare proprio fisicamente i ehm, bambini, fratello maggiore, sorella maggiore, fratello minore, ehm, per i gemelli ci sono anche, potete personalizzarli, quindi gli occhi, i capelli, ehm, se hanno, non so, occhiali, lentiggini, ehm, colori vari, eccetera. E, quindi io ho scelto il libro delle avventure di, Tommaso e De Leonora, di, anzi, di Eleonora e Tommaso letto da mamma, perché c'è la possibilità poi di, um, innanzitutto, di scegliere, di poter aggiungere una dedica personale all'inizio del libro, che potete sia appunto scegliere voi che cosa scrivere, che andare ad attingere, per quelli con magari un po' meno fantasia, andare ad attingere dediche che hanno usato altri clienti, dediche già prestampate sono molto carine e poi ho preso quest'altro libro che era proprio la collaborazione mh, di San Valentino. Eh, io ho scelto l'edizione papà ed è eh, la mh, ce la posso fare il libro eh, simbolo di un raeroi, cioè quando Tommaso, in questo caso, quando Tommaso sarà grande. C'è l'edizione papà, c'è anche l'edizione mamma ed è un libro che ehm, viene presentato come eh, letto dal papà per il suo bambino, con una dedica del bambino al papà all'inizio del libro, meravigliosa che ovviamente fa commuovere tutti i papà, tutte le mamme mh, per forza, commozione assicurata e eh, all'interno questi possono scegliere tutta una serie di... Ehm, Vabbè, vi lascio il video. Ora no, ve lo spiego bene in quello di Natale, inutile se no ci allunghiamo troppo. Vi lascio il video in cui vi spiego esattamente questi due libri. La particolarità delle scatole regalo è che non sono solo scatole regalo, ma sono scatole gioco. Quindi all'interno trovate le istruzioni, le pedine, i dadi da ritagliare, tutto ciò che serve per creare un vero gioco da tavolo. Allora um, arriviamo al il succo di questo video che è appunto il libro, l'edizione natalizia di quest'anno e poi andiamo sul sito e vi faccio vedere anche le altre tipologie di libri perché ne sono usciti un paio veramente interessanti una la, la voglio acquistare perché deve essere spassosissima allora questa è la scatola, la scatola natalizia da un paese lontano lontano babbo natale ha portato qualcosa di magico solo per te anche in questo caso dietro c'è eh, la parte del gioco da tavolo che si chiama Chiappa Babbo Natale. È un gioco appunto in cui poi all'interno ve faccio vedere, ci sono i dadi da ritagliare, le pedine e ehm, i personaggi, appunto, che si scelgono, tutte le istruzioni, ovviamente, tutto quanto. Mi stava cadendo, e qui c'è il libro. Io ho scelto naturalmente il libro per i due fratelli, ehm, o se no, si può scegliere anche di fare un libro per ciascun fratello, se magari avete per ciascun figlio se avete più di un figlio, eh, oppure se ne avete solo uno, ovviamente ehm, c'è anche la possibilità di eh, dedicarlo a un bambino soltanto. Quindi, qui abbiamo Buon Natale, Tommaso ed Eleonora, e devo dire che non so se abbiano. Aggiornato, la um, uh, come dire, il uh, tipo di personalizzazione? Ma rispetto alle, um, alla scelta Eleonora, l'ho fatta senza andare a controllare, l'ho fatta a memoria e l'ho fatta uguale a come l'ho fatta uh, all'inizio dell'anno. Eh, e devo dire che ci somiglia, soprattutto um, per gli occhi perché lei ha gli occhi allungati, mentre Tommaso. Um, Forse in questo momento storico, non lo so. L'ho cambiato e devo dire che qui è molto più somigliante. Tommaso ha gli occhi molto grandi, non ha gli occhi eh, da cinesina come Ele. Ha i capelli molto più neri, lei invece ha i capelli più ehm, chiari. Ha molti riflessi ramati, tra l'altro. Devo dire l'unica cosa che ehm, spero ehm, andranno a potenziare sono proprio le tipologie di capelli e acconciature, soprattutto per chi ha i ricci. Perché Leonora inizia ad avere i ricciolini: ci sono i ricci tipo quelli afro. Ci vorrebbe qualche cosa di qualche via di mezzo, e anche magari qualche sfumatura di mh, castano, castano più rossiccio, eh, che non sia proprio rosso-arancione, insomma. Um, ma vabbè questi sono piccoli dettagli quindi questa è uh, il, um, la copertina come al solito si può scegliere di personalizzare qui ho messo una uh, piccola dedica hanno già le dediche negli altri, um, negli altri libri un pochino più um, uh, come dire un pochino più appassionate <ride> questa è una dedica molto semplice um, e, Messa io potete, appunto, scegliere anche di utilizzare quelle eh, già pre, pre-stampate, già preparate oppure attingere da quelle per personalizzarvele. Allora, la particolarità di ogni libro di Urra Eroi è quella di ehm, arrivare a personalizzare. Potete scegliere 10 ehm, eh, ambientazioni. Non mi veniva la parola prima potete scegliere 10 ambientazioni, 10 eh, personaggi, 10 ehm, non so, per esempio nel libro quando Tommaso sarà grande si possono scegliere 10 eh, mestieri che Tommaso farà appunto quando sarà grande. Quindi ovviamente a seconda della tipologia di del libro. In questo caso abbiamo 10 ambientazioni natalizie, ehm, sono ehm, Devo ricontrollare, mi pare sia una ventina tra cui scegliere, appunto voi le potete scegliere 10. Allora, io ho scelto di iniziare con... Vediamo un po' se mi metto così, magari riusciamo a vedere un po' meglio. Allora, io ho scelto di iniziare con l'arrivo del Natale classico con eh, Babbo Natale, poi abbiamo l'ambientazione con eh, il lupo, perché è una cosa che si divertono molto a fare entrambi insieme, quindi abbiamo il lupo che ulula poi ho scelto il pupazzo di neve poi ho scelto eh, Eleonora e Tommaso dagli elfi a preparare i regali di Natale poi ho scelto l'ambientazione delle renne c'è anche poi quella specifica con Rudolf che però stava sulla spiaggia non mi sapeva tanto di Natale quindi ho preferito tutte le renne poi abbiamo l'albero di Natale poi abbiamo le pagine verticali, mi piacciono molto, sono quelle ehm, appunto eh, con le lucine di Natale. Poi ho scelto la pagina con lo Ieti, la pagina con... Ehm, ormai ci siamo, no? stiamo arrivando a Natale, quindi eh, i eh, pacchetti sono arrivati, le calze, anche le calze natalizie mi piacevano tanto, appunto è Natale in queste ultime due pagine è arrivato per davvero, quindi c'è tutto il momento della sorpresa, dell'apertura dei regali e poi c'è il saluto finale che è standard, quindi non, non ho scelto io questa pagina eh, in cui appunto si dà... Ehm, l'ultimo messaggio ai bambini e si dice che Natale dice Natale non finisce con i regali e con le cene se lo conservate in cuore aspettando che ritorni avrete Natale dentro tutti i mesi tutti i giorni quindi questo è il, um, il saluto finale ripeto potete scegliere tra diverse ambientazioni queste sono quelle che ho scelto io c'erano tanti animali per esempio um, c'era eh, anche eh, Mamma Natale, eh, c'era appunto Rudolf anziché Lerene. C'erano tante altre cose che, eh, e poi potete scegliere anche il um, dove metterle, no? Quindi, cosa sistemare per primo, cosa sistemare per secondo, a seconda di un ordine così mentale eh, sul sito quando personalizzate è molto facile potete cambiare molto facilmente vi fa vedere le anteprime quindi potete controllare ogni dettaglio è, ehm, è molto facile è molto intuitivo è, eh, è molto divertente farlo ehm, sono dei libri fatti veramente molto bene eh, quello che ho detto l'altra volta lo confermo nel senso che sono dei libri, magari così: sono dei libri che sono adatti per bambini secondo me dai 4 anni in su. Ora non significa che non possano essere regalati a bambini più piccoli perché un libro dura, è un libro um, il bambino si approccia a qualsiasi tipo di libro eh, in maniera molto personale quindi mh, per esempio Eleonora è piccolina adesso ha 20 mesi ehm, ovviamente non sta ferma ad ascoltare una storia che tra l'altro ehm, perché ho detto dai 4 anni in su? perché è un linguaggio eh, molto spesso ci sono le rime ehm, è un linguaggio diciamo mh, non voglio dire complicato eh, però ovviamente sono rime alternate, se ricordavo bene, è un linguaggio che insomma, se volete che la storia venga seguita passo passo, sicuramente il bambino deve avere almeno quattro anni. Secondo me dai cinque anni è perfetto, però lì dipende dalla comprensione che ciascun bambino ha, perché a questa età ovviamente ognuno ha i suoi tempi, i suoi spazi, i suoi modi. Dicevo, non significa che non possa essere regalato a un bambino più piccolo, uno perché il libro rimane, due perché eh, è pieno di figure, eh, si possono inventare le storie nelle storie, eh, quindi si può mh, fantasticare. Io lo dico sempre perché, perché io ho regalato eh, un libro simile personalizzato quando Tommaso era piccolino, eh, molto piccolino, era più piccolo di Eleonora, aveva un anno credo e nonostante non capisse eh, il contenuto, le rime, perché anche lì sono le rime, eccetera, eh, è un libro che lui adorava, mi portava per leggerglielo costantemente e eh, gli piaceva studiare i personaggi, indicare ciò che ci fosse nelle pagine, questo è un libro ehm, pieno di dettagli e pieno di divertimento potenziale per i bambini di tutte le età quindi questo, questa è la versione natalizia di cui volevo parlarvi um, il sito è appunto il sito di urraeroi.it adesso volevo farvi vedere um, questo è ovviamente un... Um, ho parlato di collaborazione eh, mi voglio spiegare è un libro che io ho ricevuto gratuitamente e ve ne sto parlando in maniera totalmente libera quindi non sono stata uh, pagata eh, non sono stata... Um, non mi è stato chiesto di parlarne in una maniera specifica, eh, quindi eh, ho accettato questa collaborazione eh, anche questa volta proprio perché eh, la prima volta mi ero trovata benissimo e sono libri eh, veramente fatti bene, molto gradevoli. Allora, il sito è questo, appunto eurraeroi.it, inizia con la possibilità di personalizzare immediatamente il vostro eh, bambino, quindi definirne il nome, il genere e iniziare. Allora, volevo farvi vedere che ci sono i libri per, questa è la novità, i libri per eh, le famiglie, fino a tre bimbi, quindi se avete fino a tre figli potete appunto personalizzarlo. Questo è il... Ehm, questi sono i libri di Natale, quello di cui vi ho parlato. C'è la possibilità ovviamente di eh, dedicarlo a un solo bambino e anche la possibilità di eh, comprare la versione deluxe con la eh, scatola in omaggio. Poi c è, c è stata anche la, eh, ci sono state anche le collaborazioni per la festa dei nonni, a cui io purtroppo non ho potuto ehm, aderire perché in quel momento non, non avevo i nonni vicino e comunque non, eh, insomma, era un po' un periodaccio per me, quindi non, non ho potuto eh, aderire. Eh, C'è la possibilità di fare eh, il regalo ai eh, nonni, magari anche per Natale perché no, eh, la coppia di nonni oppure dedicato a un singolo nonno, perché logicamente non tutti hanno... Eh, Entrambi i nonni, giustamente, eh, e appunto questi sono i libri eh, della, della famiglia. Come vi dicevo prima, sono veramente carinissimi. Qua ci sono i libri di Natale, i libri dei nonni. Vediamo altri libri. Allora, su menu. I libri di Natale, dedicati ovviamente, ecco qua, vedete che ci sono i libri per bambini, per fratelli, per papà, allora, quelli per fratelli, tra l'altro, ehm, includono anche, <coughs> ecco qua, la possibilità di aggiungere fino a tre fratelli, e anche i gemelli, vedete, tipo le avventure di Gaia e Ginevra, sono veramente... Carinissimi. Poi volevo farvi vedere: ci sono i libri dedicati ai papà, i libri dedicati alle mamme, i libri dedicati ai nonni, i libri con peluche perché appunto potete unire, quando ho comprato un libro, potete anche unire un, un peluche in, in regalo. Vediamo un po' se riusciamo ad andare a vedere. Vedete, questi sono i peluche che voi potete comprare e eh, unire al, al regalo. Ci sono libri veramente meravigliosi. Tra l'altro, ecco questi: volevo farvi vedere. Questi sono eh, i libri dedicati a un, un nonno soltanto. Per esempio, Nonna Lilla, sarò sempre la tua piccola Claudia. Libri dedicati bimbo e papà, Lavinia sarei sempre la mia piccolina. Questo è il libro. Um, il libro simbolo, oddio. Aspettate. Il libro simbolo di un re eroi Questo è quando Agatha sarà grande. Ehm. Um, e la nuova, sono le nuove edizioni col papà in ogni pagina. Ovviamente ci sono anche quei libri dedicati alle mamme, i libri dedicati ad entrambi i genitori. Uh, oh wow, questo è il libro dedicato ai primi traguardi, i libri delle avventure per uh, tra fratelli, uh, come vi ho fatto vedere, questi sono i classici. E poi volevo farvi vedere questo, che si chiama Il Diario di Diego. Questo è un libro dedicato ai genitori, un libro solo per genitori, che potete eh, eventualmente, non so, magari regalare ad una coppia di neogenitori, a degli amici che sono diventati genitori da poco, così. Ed è un libro mh, con contenuti allusivi, quindi non c'è mai nulla di esplicito o volgare, ma... Um, è il diario di qui dice come tirare su due genitori perfetti e farlo sembrare una passeggiata. Ci sono ovviamente delle eh, allusioni alla vita 2, che poi è diventata la vita 3 ed è. Ehm, insomma, ed è decisamente cambiata. Poi ci sono altre avventure, ci sono libri di avventure: Chiara il Drago, ci sono libri tematici che sicuramente saranno sono utili nelle fasi di crescita dei bambini. Come ciao ciao ciuccio. Buonanotte, mostro della nanna. Evviva il vasino! Ci sono avventure anche di pirati. Insomma, c'è veramente un po' di tutto. Sono tornata di qua. Vi saluto. Ehm, so che eh, a seguito dell'altro video. Ehm, Diverse persone eh, hanno appunto acquistato uno di questi libri che sono trovate benissimo. Fatemi sapere se avete acquistato qualcosa, se, acquist se acquisterete qualcosa. Eh, ci sentiamo giù nei commenti e ci vediamo al prossimo video. Ciao.